Costa, prima di salutarlo, è doverosa anche la mia domanda. Cioè, questa notizia è arrivata poco fa, lei andrà a processo perché nell'ottobre del 2014 avrebbe offeso l'onore e la dignità dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, lo avrebbe fatto con un tweet. Alessio, qual era il tweet? Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Rina e Bagarella di vedere il boss? Hashtag trattativa Stato Mafia, eccolo qui, 9 ottobre Le 2014. Le chiedo solo, Sibilia, si è pentito di aver scritto quelle parole? Guardi, mi fa piacere che lei ha usato l'avverbio il condizionale, diciamo avrebbe, per cui su questo direi che lasciamo esprimere la magistratura su una denuncia di un privato cittadino che ovviamente... No, la magistratura ovviamente si esprimerà, ma io ho chiesto a lei se come, diciamo, se lei lo rifarebbe o non lo rifarebbe oggi. Credo non sia stato commesso alcun reato perché erano delle espressioni politiche, sicuramente non volevano in alcun modo neanche toccare o lambire l'onorabilità della Presidenza della Repubblica, questo mi sembra nelle cose. Vabbè, quindi non mi dice non lo riferebbe. Io le sto dicendo che non c'è niente di male, per cui non vedo offese. Quindi a nessuno, potrebbe rifarlo serenamente. Politici. Va bene, va bene. Grazie al sottosegretario Sibilia e grazie a Rosy Bindi, grazie davvero per essere stati con noi. Pubblicità, poi i nostri esperti.